bilanci ci poi vino per regalare anche quest'anno l'impegno che per noi rappresenta la buona tradizione. Ringrazio i ragazzi del Movimento Nazionale Studentesco, i ragazzi del Sene Giovani che stasera hanno voluto essere con noi a rappresentare una comunità militante che cresce, che si dilana e che sta cercando radicamento in altre città e non soltanto nella città di Casoria, affinché il ricordo del giudice Borsellino, il valore che nel giudice Borsellino è incardinato, così come in tutti coloro quali il suo Stato ha dato la vita, possa trovare una radicale espansione e non limitarsi al piccolo orticello, alla piccola cittadina, più o meno grande che sia. Il compito che abbiamo è quello di cercare di diramare e di divulgare quello che è il nostro pensiero ad altre comunità militanti che sappiamo che è differente. Ringrazio Giovanni per le belle parole che ha detto prima, anche se gli posso garantire e assicurare già da ora che non saranno orfani di nessuno, che non sarà il consiglio comunale, ma poco o nulla cambia, perché comunque per me la politica è vitale, la presenza politica di permanere al di là del sedere o meno in consiglio comunale, che per me quello è stato molto marginale. Per cui comunque lavoreremo sempre insieme e comunque prepareremo, soprattutto nella fase ordinaria, che sarà la fase sicuramente più delicata e quella che prepara la stagione politica, sicuramente prepareremo un'opposizione dura e allo stesso tempo costruttiva, perché è giusto che così sia. Ringrazio Marco Scurria. Marco è un piacevole ritorno, da circa 10 anni che non veniva nella nostra sede, è la testimonianza di un rapporto che non è mai cessato, un rapporto che poi ha visto con Giorgia Meloni, il ministro Giorgia Meloni, l'onorevole Lampedusa, l'onorevole Marco Marsiglio, creare un rapporto che non era soltanto più, che non è soltanto più un rapporto politico, ma un rapporto di amicizia. Oggi la presenza di Marco veramente mi dà forza e soprattutto mi dà tanta felicità, perché vederlo qui, nonostante la mancata elezione di consiglio comunale, significa che c'è una considerazione forte da parte dei nostri amici di Roma, da parte dei nostri amici di Valle Oppio, con i quali poi tra l'altro abbiamo iniziato il nostro percorso politico, per cui ecco, sono quelle testimonianze e quelle presenze che veramente fanno immensamente piacere. È chiaro che poi un ringraziamento particolare è rivolto all'amico di sempre, Mario Landolfi, una persona con la quale si sta condividendo un percorso politico che dura diversi anni e con la quale spesso ci sono stati anche momenti di leggera tensione, come giusto che sia in politica, ma quello che conta è che poi il percorso politico vada avanti sciolto e disinvolto, perché è giusto che anche nei momenti di difficoltà, come quello che oggi il nostro partito sta vivendo, si trovino sempre le giuste soluzioni e di tutti i limiti per poter avanti con la felicità e con la certezza di sé. La manifestazione di oggi per noi non è una manifestazione, è la manifestazione, perché tutto per quanto riguarda il nostro mondo, la nostra vita nasce da lì, dalla morte di Paolo Borsellino. Io lo dirò ogni qualvolta con la possibilità di parlare alla mia gente, alla nostra gente. La morte di Paolo Borsellino è stato un evento che ha radicalmente cambiato il mio percorso di vita. La stessa istruzione alla giurisprudenza, la stessa istruzione al movimento sociale furono conseguenze spontanee, naturali a ciò che era accaduto. All'epoca il movimento sociale per me era partito dalle mani pulite, mi iscrissi con orgoglio, abbiamo poi vissuto il passaggio dal movimento sociale all'Alleanza Nazionale prima, dall'Alleanza Nazionale al PDL poi. Oggi abbiamo qualche difficoltà a restare nel PDL per tante ragioni e la presenza di Landolfi è importante, perché è una presenza significativa, e quando noi scriviamo fuori la maglia dei partiti, dalle istituzioni della società, dobbiamo avere quella serenità d'animo di chi si trova in una grande casa, si trova in un grande partito, si trova in un grande movimento, e quando lancia degli slogan deve essere consapevole e convinto che non sono soltanto degli slogan, ma è una reale volontà. E se c'è qualche pecora nera da oscurare, e se c'è qualche pecora nera da immaginare, è chiaro che lì poi lo slogan deve diventare azione, ed è per questo che è importante la presenza di Mario, che segue a una presenza già avvenuta l'anno scorso e 2 anni fa. Il che significa che quando noi invitiamo delle persone nella nostra casa, siamo consapevoli che quelle persone siano nella condizione morale di poter sedere a tavola con noi, perché per me la moralità è la prima delle cose della politica. Vedete, io posso capire che sbagli chi ha altri tipi di compiti e ruoli sociali, ma il campo politico deve essere per
la politica, la presenza delle istituzioni deve stare attenta a qualunque cosa si faccia. Anche perché purtroppo c'è una magistratura in Italia, e lo diciamo nel mentre ricordiamo Paolo Borsellino, che era un magistrato vero, un magistrato che realmente faceva il giudice e realmente faceva della propria professione un dovere di vita, un dovere morale. Abbiamo una magistratura politicizzata che soprattutto nei confronti della nostra gente, dei nostri uomini, non perde tempo e non perde molto per poter fare davvero. Vedete, per me ricordare Paolo Borsellino significa più del manno politico, anche perché di fatto tra un po' andremo in vacanza, la politica calerà in divario per qualche settimana, e per me significa anche tracciare un consuntivo dell'attività fatta durante l'anno, un consuntivo che quest'anno ci ha visto impegnati in una campagna elettorale, quella per il nuovo Consiglio Comunale, che è stata forse tra le più difficili della nostra storia politica, e che si è conclusa con un successo elettorale notevole. Noi siamo gli ottavi più votati in città, è un dato significativo, Giovanni è il primo più votato in città. Significa qualcosina, significa che si è lavorato in un certo modo, che si è lavorato con una certa serietà e che si è lavorato con una certa professionalità. Ma ciò che dispiace, ed è per questo poi è per questo che è importante la presenza di Mario stasera qui con noi, è che noi abbiamo consegnato la città ad un centro-sinistra che rappresenta in tempi di consenso a 180% dell'elettorato. E questo in virtù di una divisione che non doveva esserci all'interno del centro-destra, e che purtroppo poi ha determinato che una coalizione nettamente minoritaria prendesse il sopravvento, vincesse le elezioni e oggi sono al governo di città. Vedete, Giovanni prima diceva: io mi sento orfano in consiglio comunale perché Luca non è in consiglio comunale, ma non sarà così, perché ricordare Paolo Borsellino significa anche che quei valori che si incardinavano e che si incardinano in quella persona devono essere per noi uno scuola continua a lavorare in una certa direzione. E vi posso garantire che anche se nella fase iniziale questo è lo start-up di questa amministrazione, per cui sarebbe strumentale da parte mia oggi additare coloro i quali sono stati eletti da poche settimane, ma certamente l'avvio non è un avvio promettente. E quello che mi dispiace è che questo avvio è stato consentito dalla nostra divisione. Io stasera guardavo i presenti e mi rendevo conto che realmente è stata una divisione dettata dai vertici del partito. Io vedevo Angelo Russo presente con noi, candidato in una lista contrapposta purtroppo al PDS, Giovanni del Prete lo stesso, Fabio Esposito lo stesso, Emilia Navas lo stesso, Benvenuto Dico Russo. Cioè, voglio dire, c'è quella parte del centrodestra che doveva, e mi scuso se ho mancato qualcuno, che doveva stare necessariamente insieme, e per logiche che non sono state territoriali, si sono viste invece contrapposte in una guerra fratricida che poi ha avuto come unico effetto quello di regalare, perché noi abbiamo regalato la città a chi non lo meritava, per i trascorsi del invernale che avevano caratterizzato il mal governo cittadino veramente dagli anni 80 al 2008, anni in cui per la prima volta il centrodestra non c'era nella città di Roma. E anche se oggi noi siamo qui a ricordare Paolo Borsellino, io credo che un passaggio dal punto di vista dell'analisi amministrativa debba necessariamente essere fatto. Perché se è vero come è vero che questa amministrazione è stata eletta da poca settimana, come dicevo prima, e sarebbe la pandemia quasi strumentale esprimere giudizi prematuri, però altrettanto vero che se un buongiorno si vede dal mattino, è chiaro che questo buongiorno è talmente palese ed evidente che basta citare alcuni dati che adesso vi elencherò per capire che questa non è un'amministrazione che punta alla modernità, ed è per questo che non mi riferisco a cominciare, perché quando capiremo, e ne stiamo già prendendo atto, che non è quello il modus operandi di questa amministrazione, stai certo che noi saremo pronti a fare qualunque cosa, dai assetto territoriale che potremo rapportare in autunno, dai manifesti comunali per quello che vorranno sentire, abbiamo un nostro giornale di sito che potremo far diventare pubblicitario, abbiamo un nostro sito web, dobbiamo utilizzare tutti i canali che ci consentono di arrivare alla gente e far capire le differenze. Vedete, le differenze si vedono da cose concrete, piccole ma concrete, e poi tanto piccole non so. Quando abbiamo vinto le elezioni, noi abbiamo ritrovato, ad esempio, nelle comune paletane, una società mista che era praticamente in ginocchio, ma che veramente effettiva. Vabbè, noi, nonostante non avessimo mai governato la città e nonostante non avessimo mai potuto dare posti di lavoro a chi ci richiedeva, la prima cosa che abbiamo fatto è stato il blocco delle assunzioni per la società di governo, perché era una società che rischiava il dissesto finanziario, perché era una società che era stata oggetto di assunzioni clientelari da parte della gestione precedente, che era guida di De Rosa e di Tommaso Casini, oggi ha ancora delle attività produttive. E noi bloccammo le assunzioni per 24 mesi, perché
sperava che fosse il primo elemento per risanare una società che era ormai sull'urlo del fallimento societario. I fatti ci hanno dato ragione, la sua ha presentato poi negli anni tre bilanci durante la nostra gestione biennale, ha presentato tre bilanci, tutti e tre con un avanzo di amministrazione minimo, ma era un avanzo di amministrazione a fronte di un disavanzo di negli anni addietro che era ben consistente. Ebbene, uno dei primi atti che questa amministrazione si accinge a fare, 24 assunzioni di funzionari amministrativi. Quella non è una società, ve lo dico da presidente della commissione di finanze uscente, quella non è una società in grado di poter assorbire altre 24 risorse lavorative, perché significa gravare su un bilancio che già era fortemente instabile e soprattutto significa aumentare la tassa sui fini solo sui banchi e due pagare. Allora, quando le gestioni sono scelterate e sono clientelate, i risultati, poi alla fine il circuito, sempre a quel posto torna, agli utenti, alla collettività. E questa è una cosa, caro Giovanni, che noi dobbiamo assolutamente scongiurare, per quello che possiamo, con manifesti murali, con denunce politiche e non solo politiche, se dovesse servire. Quella è una società che non è in grado, in questo momento, di allargare la propria antorganica. E dati alla mano, che è stato il presidente per 3 anni della Commissione Finanze, conosco bene la situazione finanziaria di quella società e so bene che una società che se realmente fa questo tipo di operazioni rischia nuovamente lo spettro del distresso finanziario e quindi del fallimento societario. Però lo promette che liquidare i dirigenti, la sua amministrazione, con la riforma che noi avevamo previsto, e ringrazio l'assessore Notari, che in quello scorso di amministrazione a mio avviso si è spinto per la capacità, per la serietà, per il senso del dovere con cui ho operato, avevamo previsto una riduzione dei dirigenti da 8 a 6, prevedendo il raggruppamento di alcuni settori del comune in dei settori più grandi. Beh, l'ha fatto il centro-sinistra, anziché scendere da 8 a 6 e salire da 8 a 9 dirigenti. In termini economici significano centinaia di migliaia di euro all'anno. Allora voglio dire, se il buongiorno si vede dal mattino, questo non è un buongiorno. E questo significa, caro Gianni, che al di là di se o meno consigliere comunale, la mobilitazione in fase comunale dovrà essere veramente di quelle pesanti, ma di quelle forti, farsi presenza sul territorio attraverso i gazzetti, attraverso i giornali, attraverso i volantini e attraverso qualunque forma ci permetta di arrivare alla collettività. La gente deve sapere, perché se la gente sa, questi comunque avranno il problema. Vedete, e con questo poi non mi voglio dilungare. Un amico che è stato candidato nella lista civica che si è contrapposta al PDL mi segnalava un bando di gara che insomma è agli atti del comune, quindi vorrei dire un atto ufficiale, per quanto riguardava i sistemi di rinnovo della manutenzione dei sistemi informativi presso la Camera Comunale. Quindi noi abbiamo cercato di ridimensionare i costi limitando a circa 160.000 euro annuo la gestione di questo servizio che è importante. Qual è il bando attuale? Prevede un incremento di 40.000 euro l'anno per 3 anni, significa 120.000 euro a carico della collettività. In questo momento economico, in cui veramente il bilancio degli enti locali è difficile farli quadrare, ma è così difficile che molto spesso bisogna tagliare poi i servizi alla persona, i servizi sociali, io non capisco come si possono sperperare soldi così, soprattutto all'inizio mandato, quando bisognerebbe dare quel segnale di cambiamento, quel segnale di discontinuità e quel segnale di rinnovamento che questa amministrazione, onestamente, anche se all'inizio del proprio percorso, non sta. E con questo voglio concludere. Ricordare Paolo Borsellino significa questo. Significa non dare importanza a quello istituzionale. Consigliere comunale o non consigliere comunale, per noi la politica è un servizio alla gente. Abbiamo sempre interpretato la politica come un atto d'amore che viene fatto nei confronti della nostra gente e della nostra città. Lo continueremo a fare. Stare tranquilli e stare sereni, perché ciò che abbiamo fatto lo continueremo a fare. Cercheremo dei vari riferimenti in Consiglio Comunale che possano rappresentare degnamente e giustamente le nostre istanze. Lo faremo attraverso anche i gazebo territoriali, che per noi rappresentano un modo per portare la politica tra la gente senza attendere che la gente arrivi sulle elezioni di partito. Continueremo a fare quello che abbiamo sempre fatto. Se faremo ciò, allora l'anno prossimo la manifestazione di quest'anno avrà la sua naturale ripetizione. Ma se ciò non sarà fatto, significa che il nostro è il suo attaccamento alle poltrone e il suo attaccamento alla gestione della cosa pubblica, cosa che non è. Io ho 35 anni, sono 20 che faccio attività politica e non ricordo di aver fatto 20 anni il consigliere comunale. Per noi il consiglio comunale era soltanto un momento di disponibilità alla nostra gente. La nostra gente che ci ha premiato e molti dei presenti mi hanno premiato attraverso il proprio voto e la propria fiducia.
è stata una manovra politica che ci ha messo fuori dal Consiglio Comunale. Non dimentichiamo che alla fine del primo turno noi eravamo consiglieri comunali, però stare qui a recriminare, stare qui a puntare il dito contro qualcuno, io credo che sia anche un po' inutile, sinceramente. Forse le differenze nei confronti di alcuni individui politici è la migliore arma da mettere in campo. Quello che conta è dare continuità a ciò che abbiamo sempre fatto. I risultati ci saranno, magari i tempi ci saranno lungati. Io sono convinto che con tanta buona volontà arriveremo poi, comunque arriveranno. Per noi ricordare Paolo Borsellino significa ciò. Significa credere in qualcosa, credere in quello che diciamo, perché se avessimo la presunzione che oggi la mancata elezione potrebbe significare non continuare a fare politica, significherebbe anche non avere la dignità per poter ricordare personaggi come Paolo Borsellino, che anche nei momenti di maggior difficoltà hanno continuato per la loro strada, hanno continuato quello che Borsellino, perché credevano in quello che facevano. Grazie.